e di mezzo mondo, anzi di tutta Europa e di mezzo mondo. 1.50.56 il riferimento, Giovanni Caserta, che ha migliorato l'1.51.91 di Lorenzo Galossi, notato in mattinata. 1.45.5 anche qua, tempo allucinante necessario per l'Olimpiade. Un tempo anche in questa occasione al di sotto del primato italiano, primato stabilito proprio da Filippo Melli in occasione del quarto posto ai campionati del mondo del 2019, un Melli assente dal circuito italiano oramai da qualche mese. Ovviamente a lui va il nostro migliore in bocca al lupo di pieno recupero, lo vogliamo vedere competitivo nei prossimi mesi. Dicevi qualche indicazione in chiave staffetta, vediamo. Dall'alto a basso cinquino, Di Cola, Zuin, Ballo, Ciampi, Proietti, Colonna, Frigo e Gesmini. Attenzione soprattutto in corsia numero 4 Stefano Ballo e corsia numero 5 Matteo Ciampi, che ha tentennato al blocchetto di partenza, probabilmente si è salvato proprio sul filo del rasoio, ha rischiato di fare qualche movimento scorretto, ma per lo spettacolo e per lui in primis meglio così. Vediamo come si veleggia verso il primo 50 dei quattro previsti in questa gara. Il responso è 25.49 Stefano Ballo, appiccicato Matteo Ciampi, 4 centesimi di differenza e solo 7 anche nei confronti di Alessio Proietti Colonna. Beh, gara super compatta, questo era prevedibile, da verificare la tenuta di alcuni atleti, ci raccontava Morini di come Zuin ad esempio e Proietti Colonna insomma non abbiano eseguito una preparazione perfetta. Ciampi che prova a sferrare l'attacco, ha notato un ottimo 400 nel giorno di esordio, 52.95, interessante il suo passaggio. Ciampi, Frigo, Proietti Colonna è scivolato in quinta posizione, Stefano Ballo protagonista con la staffetta azzurra a Guangzhou nell'estate del 2019, 53.33 il suo passaggio, è 138 centesimi di ritardo nei confronti di Matteo Ciampi che continua a rimanere davanti. Ora Stefano Ballo si schiaccia sulla corsia di fianco per provare a sfruttare un filo di scia e per provare a riportarsi sotto nei confronti di un Ciampi che è sempre davanti, 1.20.66, 39 centesimi di vantaggio su Ballo. Beh, battaglia durissima, è una prospettiva da tempo, ci auguriamo per molti atleti al di sotto dell'1.48 con Ciampi che prosegue la sua marcia, cercano di inseguirlo, ma Ciampi non ammette risposte. Si muovono in corsia 3 Zuin, in corsia 2 Di Cola, Ciampi sempre davanti, però ultimi 5 metri per lui ed è game over. 1.47.96, titolo italiano per Matteo Ciampi davanti a Stefano Ballo che fa 1.48.30 e poi 1.48.39 Stefano Di Cola. Conferma di essere in grande condizione Matteo Ciampi. Sì, una bella vittoria, diciamo dal punto di vista proprio dello sviluppo della gara è stato molto bravo. A livello cronometrico meglio il 400 in solitario di questi 200 che presentava però delle difficoltà diverse. Nell'insieme un quadro di 200isti non eccezionali, li rimandiamo così come abbiamo fatto per i centisti alle prove dei campionati primaverili per vedere se riusciremo davvero ad avere una staffetta competitiva.